più convinto che solo attraverso la musica, la sua musica, è un nuovo linguaggio musicale che lui avrebbe costruito secondo un programma molto preciso per lui, collegato anche con non solo l'unione delle arti, per lui non tanto quello, ma l'unione dei sensi, cioè musica anche con immagini, con colori, con odori, con sensazioni tattili, con tutto, che sarebbe arrivato a creare l'opera finale, l'opera assoluta dell'arte. Difatti, alla fine della sua vita lui componeva, programmava, aveva tutto un programma molto preciso con i suoi amici di realizzare un pezzo che sarebbe durato, non so, 6-7 ore, che si chiamava Mysterium, che avrebbero suonato in qualche posto nelle Himalaya, e che con presenza di tutto, di colore, di profumo, di tutto, 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 e sarebbe stata un'esperienza talmente orgia proprio di musica, dei sensi, e che alla fine ci sarebbe stata una specie di orgasmo universale di tutti che avevano assistito, che avrebbe portato l'umanità all'era messianica, che sarebbe stata la fine del mondo, cioè sarebbe stata un'estasi tale che il mondo stesso sarebbe sparito e che tutti, insomma, sarebbe stata l'esperienza fondamentale dell'umanità per sempre. E questo fa parte un po' di questa epoca, cioè questo periodo prima della prima guerra, del 14, e gli estremi. C'è anche Rasputin, per così dire, a Mosca, a Pietroburgo. Rasputin era forse il malafede, non si sa, ma c'è un momento di fortissimo, però anche a Vienna c'erano correnti mistici importanti, da parte appunto di questa turbolenza spirituale, questo senso della fine del mondo che si conosceva e l'approccio di qualcosa forse di terribile che non si capiva cosa sarebbe stato. Dunque, lui sviluppa, scrive, anche lui un linguaggio armonico nuovo, che è completamente diverso da quello di Schoenberg, basato su criteri diversi, anche se che dovrebbe avere uno scopo di liberarsi dalla musica del passato, che era per lui una musica terrestre, una musica che poteva solo rappresentare il vecchio mondo, perché lui voleva non solo evocare, ma proprio far nascere questo nuovo mondo, che ci voleva un nuovo linguaggio. Questo verso l'orgasmo universale, e questo quindi anche ha spinto lui, così vedremo cosa succede anche con lui. Allora troviamo il terzo caso, il caso di Ives. Quello che ha spinto Ives è nettamente diverso, però forse non meno radicale, e con conseguenze certamente non meno radicali, forse più drastiche ancora. Ives innanzitutto voleva trovare la sua propria identità. Cos'è un compositore americano? Cos'era un compositore americano nel 1910, 1914? Chi è l'artista americano? Chi è l'artista americano? Cosa fa l'artista americano? Dobbiamo poi tenere presente che lui, come modelli intorno a lui, tra americani, aveva solo un numero sterminato di americani. Che praticamente una parte vengono studiati con maestri europei, quasi sempre in Europa, la maggior parte in Germania, ma alcuni anche in Francia, e che hanno semplicemente cercato di scrivere, imitare modelli europei, Brahms o Debussy o insomma altri. Però è quello che sarebbe stato americano, la musica in gran parte era semplicemente il fatto un po' casuale che il compositore o la compositrice fosse nata in America. Magari mettevano qualche piccolo elemento folclorico come il Dao della suite indiana, ma erano cose assolutamente superficiali, cioè, e non meno scientifiche che non lo stesso Dvorak quando utilizzava elementi americani, certamente non Busoni quando utilizzavano elementi americani, quindi una coscienza americana molto molto sbiadita, molto lontana. Poi c'era ovviamente in America invece delle musiche popolari o no, americane proprio, gli inni protestanti, la musica di marcia, Sousa, compositore Sousa, tutto il repertorio di marcia che nasce, che anche che voi suonate qua in buona parte, è un repertorio che nasce in America a fine dell'Ottocento, quindi questa musica un po' militare, patriota, eccetera, eccetera, per banda. Poi ovviamente in questo periodo nasce anche il jazz proprio
comincia dopo la prima guerra, ma prima abbiamo tutto poi gli attenati del jazz, il ragtime, il blues, che sono le due rami più importanti, però ci sono anche tanti altri. E Ives conosceva, per essere uno che abitava nel New England, conosceva anche quelli, era molto molto conscio di queste cose, ma per lui questi erano elementi separati che comunque da sé non riuscivano a creare un vero compositore americano. Allora, per lui non poteva essere onesto come compositore americano se avesse seguito i modelli europei, i modelli strutturali, i modelli armonici, cioè se avesse scritto sonate o sinfonie o quartetti con un criterio già stabilito in Europa, che doveva trovare un modo suo. E lui praticamente, anche abbastanza giovane, respinge tutte le forme schematiche, tutte le forme sonata, rondò, danza, cioè tutte quelle che è un po' il patrimonio della musica europea, proprio perché è il patrimonio della musica europea. E quindi non gli andava, non era per lui. Un'altra cosa che lui abbandona, non solo nelle ultime cose, ma poco a poco abbandona, e questo è molto diverso di Schoenberg e di Scriabin, certamente, abbandona tutto il sistema metrico della musica. Sapete che la musica dall'inizio del Seicento si organizzava sempre con criteri metrici che avrebbe dato, a parte la chiarezza armonica, una chiarezza ritmica. Metrica significa semplicemente ritmico, però in lunghi termini, cioè non solo il ritmo, non solo il rapporto tra una nota e l'altra, ma tra frasi intere. E questo lui abbandona. Cioè, o abbandona non del tutto, mantiene certi elementi metrici chiari, ma solo per mettere in contrasto, per mettere in rapporto con quello che non è metricamente chiaro, stabilito o sistemato. Quindi, per esempio, interviene con un elemento di marcia che ha chiaramente si riconosce subito marcia, come quasi tutte le danze, proprio dal sistema metrico, dalla configurazione tradizionale metrica. Si mette in quello semplicemente per far capire in contrasto col resto del percorso musicale, che è ametrico, che senza un sistema metrico che sovrasta. Un'altra cosa che fa, che forse uno degli elementi che più ancora oggi ci sciocca, innanzitutto parlando di un compositore all'inizio del Novecento, quello di ammucchiare uno sopra l'altro le armonie. Cioè, non fa come Schoenberg, non abbandona il linguaggio armonico, ma per lui l'interesse o l'espressione onesta del suo essere non consiste di seguire la ragione del linguaggio funzionale armonico europeo, ma di utilizzarlo come in una specie di allusione continua, e cioè di citare, sono delle citazioni del sistema armonico e non l'uso vero. Quindi sentiamo citati sempre la tensione inevitabile tra dominante e tonico, o tra subdominante e dominante, però non come una realtà interna della musica stessa, come una citazione un po' da fuori, e mette uno sopra l'altro. Il modo con cui lui elimina questo nostro senso di questo logico interno del linguaggio armonico non è di eliminarlo come Schoenberg, ma di mettere tanti strati uno sull'altro che non si capisce più, non siamo più in grado, ogni tanto viene fuori. E certamente in musica tonale, in un certo senso, si può sempre trovare dei corti tonali, ma non si capiscono più cosa sono, perché c'è troppa roba, sono camuflati con una montagna, frari di materiale. E infatti questo è un elemento che io metto molto vicino a Joyce. Infatti per me Ives, sono d'accordo, guardi vicino a Mahler, questo viene abbastanza spesso citato,
come Mahler, Himes non vuole, preferisce non fare le decisioni di criteri tra alta cultura e bassa cultura. Mao è stato accusato fin dall'inizio, fin dalla prima sinfonia, quando c'è tutte le citazioni, per esempio, del Klezmer, che non si può mettere musica Klezmer in una sinfonia, non si deve, non si può, per carità, volgare. C'è lo stesso quello che trovavo volgare. Invece Mahler, o la musica marziale, le bande, le cose più volgari, Mahler ama molto le sovrapposizioni delle cose più sublimi con le cose più volgari, perché forse trova un'ironia nella sublimità rispecchiata dalla volgarità e viceversa, insomma. C'è di mezzo anche un po' l'ironia, che è tipicamente, come dicevo l'altro giorno, del Novecento. E questo lo fa anche Ives. Ives c'è sempre di tutto, insomma, lui non ha paura di citare qualsiasi fonte, cioè le cose più sublime e le cose più volgari. Però è ancora, secondo me, più vicino a Joyce, e per vari motivi. Prima di tutto, anche la procedura di lavoro, quello di mettere un strato che all'inizio sarebbe stato chiaro, e poi di aggiungere uno, e aggiungere un altro, e aggiungere un altro, e alla fine non riconosci più quello che era il strato originale. Qual è il percorso principale? Qual è, nel caso di Joyce, a questo punto si dice, ma cosa stanno facendo? Di che cosa stanno parlando? Non si capisce più, perché ci ha messo tanti altri strati, tanti altri interventi, che quello che sarebbe stato un po' il fondamento viene, intenzionalmente, offuscato, diciamo. Però un altro aspetto che secondo me è molto vicino a Joyce, innanzitutto già a Ulisse, che è contemporaneo, ma Finnegan's Wake forse più ancora, che è una difficoltà per chi ascolta Ives, questo senso di allusioni continue, allusioni culturali, allusioni politiche, allusioni sociali, allusioni personali, cioè allusioni a... Perché sentiamo questa frase? Cos'è questo fragmento di musica? Ma è una canzone che gli cantava la mamma quando avevo 3 anni, che le faceva sempre in modo sbagliato, e così per lui è rimasto come un leitmotiv della musica e del suo significato per lui personalmente. Come facciamo a sapere questo? Non gli frega niente. Esattamente come Joyce, che forse uno legge un passaggio e dice, ma che diavolo significa questo? Ma lui parla di un incidente che lui ha vissuto in un bar a 19 anni con un ubriaco che raccontava qualcosa su, non so, Gesù Cristo, non lo so, ma le cose personali, però anche le cose storiche, che magari leggiamo qualcosa e non possiamo capire di che cosa si tratta, se non sappiamo che della battaglia di Bohu nel 9 secolo in Irlanda, cioè i dettagli della storia irlandese, anche per Ives è così, tante cose americane, tante allusioni alla sua vita personale, alla vita culturale americana, alla storia americana. Ovviamente nella sonata Concord che suonerò ci sono anche tante allusioni più concrete, e anche lì sono molto disperse e molto numerose, e creano, per lui creano un repositorio di ricchezza enorme, cioè questo è questa che forse è la cosa più importante che ha in comune con Joyce, una concezione assolutamente nuova dell'opera d'arte, o forse non del tutto nuova, che rispecchia una concezione quasi medievale, ma che non è consistente con la concezione beethoveniana, diciamo, o anche rinascimentale dell'opera d'arte. Perché per Beethoven, per i grandi artisti del Rinascimento, l'opera d'arte è una cosa contenuta, una cosa che si può alla fine spiegare, capire, contenere, cioè ha confini alla fine che si possono definire. Invece, forse per Medioevo, certamente per Joyce, certamente anche per Ives, no, c'è sempre qualcosa, non arrivi mai all'ultimo strato, non arrivi mai alla spiegazione finale, c'è sempre qualcos'altro. E difatti già il fatto, quel famoso titolo joyciano, che poteva essere benissimo per la Concord Sonata, Work in Progress, non so come voi traducete questa cosa, un corso che Joyce chiamava durante tutta la composizione di Finnegan's Wake. Ma questa è un'idea che va molto oltre il titolo di Finnegan's Wake durante la sua composizione. Questa idea che è proprio, l'opera non si finisce, non c'è il senso dell'opera compiuta, è una cosa un po' aperta. Questo sicuramente per la Concord Sonata, che
va avanti fino a che semplicemente solo la morte di praticamente, non si capisce quali sono gli aggiunti o no, lui fa apposta di fare che non capiamo esattamente qualche volta cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, cosa bisogna aggiungere, cosa non bisogna aggiungere. È tutto non perché non è importante per lui, perché ci tiene che c'è questa concezione dominante aperta. Allora, prima di arrivare al programma, voglio vedere un attimo, anche con questi trama, anche con gli altri dell'altra sera, cosa è successo dopo. Cioè, abbiamo avuto il prima del 14, il momento di crisi, il momento di spartiacqua. E cosa hanno fatto dopo? Come hanno reagito a questo momento? Debussy, per esempio. Debussy purtroppo abbiamo poco, perché è morto da 18. Ma Debussy chiaramente ha reagito alla guerra, e nel senso del ritorno all'ordine, un senso già si potrebbe quasi dire di neoclassicismo, ma per esempio già il fatto che comincia a scrivere delle sonate, che ha il progetto di scrivere 6 sonate. Cioè, quando devi scrivere sonate? Sonate è una forma che fa parte, che è anche impressionista al massimo, insomma, perché è intellettuale, non tattile, tutto insomma, quindi c'è un movimento chiaro, Debussy, che purtroppo viene sfocato perché muore. Cosa succede poi con Prokofiev? Prokofiev un po' torna da questo processo un po' di entropia che abbiamo sentito nei sarcasmi, e diventa sempre più neoromantico, neoclassico in un certo senso. Potremmo fare così con Stravinsky, ovviamente dalla Sacca di Platò va verso prima l'Histoire du Soldat, che è un'espressione di ironia e di anche forse di speranza, però con grande distacco verso il neoclassicismo. Allora vediamo Schoenberg cosa succede. Schoenberg va avanti, non dico troppo perché ovviamente Piombo Lunare, il prossimo passo dopo la 19 sarà direttamente Piombo Lunare, che suoneremo fra 2 settimane, 3 settimane, e dopo Piombo Lunare siamo quasi alla guerra, ci sono 2 o 3 altre cose, c'è il vacuum, cioè proprio i momenti non si ripete mai, non ci sono melodie, non c'è un dramma continuo, un cambio continuo. E poi cosa succede? C'è la guerra, lui smette di comporre e non compone niente per 6 anni. 6 anni sono tanti, 40 anni, cioè dall'età di 40 anni all'età di 46 anni praticamente Schoenberg non ha composto niente. E invece quando torna alla composizione, lui ha inventato la teoria dodecafonica, cioè ha rimesso ordine, anche qui dice l'appel alla moda, come dicono in francese, e quindi continua sulla stessa strada, si giustifica che lui cercava la strada che ora ha trovato per la continuità, per garantire la continuità. Lui torna indietro, ora le possibilità di forme più estese sono garantite, perché può giustificare la novità con questo nuovo linguaggio e può tornare alle forme, quindi di fatto scrive una suite con gavotte e poi cioè con le forme molto più tradizionali, non rimane su questa linea, però comunque è per lui una liberazione anche verso il passato, verso questa sfida, questa crisi terribile tra come andare avanti in un modo che sembrava completamente in conflitto con le tradizioni, quando lui si sentiva uno che doveva portare avanti la grande tradizione. Ma cosa succede? Smette di comporre completamente, cioè arriva alla prima guerra e non compone più, vive ancora per 40 anni, muore nel 54, quindi cosa fa? Vede innanzitutto tanta assicurazione, diventa molto ricco, ma è disperato del mondo della musica, o non si capisce esattamente. Lui continua invece a fare revisioni di quello che ha già scritto, ecco, non scrive niente di nuovo, continua a fare revisioni. Però sì, lui era arrivato a un punto dove non poteva più andare avanti e non va più avanti. Peccato, ma è così. Scriabin muore. Sarebbe stato interessante vedere cosa avrebbe fatto, perché se avesse scritto questo misterio, noi non se fosse, se avesse avuto l'effetto desiderato, noi ovviamente non saremmo più qua.
uno dei pezzi che suonerò di lui stasera è probabilmente una parte del mistero, una parte prefazione dell'introduzione di questo mistero. Ma invece lui muore nel 15, ha solo 42 anni, 43 anni, aveva un burofalo, così dice? Sì. Burofalo sopra le labbra che non aveva curato, che è diventato un'infezione e che è morto. Insomma, e che cosa particolare di Scriabin che bisogna sempre aggiungere è che lui è nato Natale e morto a Pasqua, ecco, sì. Allora, andiamo al programma. E suo figlio, che era anche compositore, giovanissimo, credo a 13 anni, si annegò nel mare Baltico. Semplicemente passò nell'acqua, cioè andava tutto dritto finché, cioè, una famiglia interessante quella degli Scriabin. Dicono che figlio sarebbe stato un grande compositore, ma è difficile per noi giudicare, siccome non ha fatto tempo di scrivere. Ok. Cominciamo con Schoenberg. E questi tre pezzi, opera 11, devo avvisarmi. Io dicevo che Schoenberg aveva questo senso fortissimo della continuità storica musicale. E mentre lui si sentiva molto vicino a Mahler e a Wagner, per questi pezzi, per molti dei pezzi di questa epoca, il compositore più importante per Schoenberg fu invece Brahms. E che Brahms, o che ho suonato qualche anno fa qui, anche per esempio... che Brahms, nei ultimi pezzi, negli ultimi intermezzi, diventa sempre più ossessionato nelle possibilità di esplorare un singolo intervallo, in questo caso i terzi. E questo... questa quasi ossessione su valori intervallici diventa sempre più un elemento importante in Schoenberg, difatti che alla fine dovrà sostituire le frasi regolari, le melodie nel senso tradizionale della parola e tutto il resto, che praticamente non ancora in questo primo pezzo, ma che il valore intervallico, l'esplorazione continua dei valori intervallici sostituisce poco a poco le melodie, le frasi musicali normali. Okay, cominciamo. Se sono due tipi di terzi, minore e maggiore. Ma questo è già una melodia, e difatti questo pezzo è molto vicino, fino a un certo punto, agli intermezzi di Brahms. Fino lì le note sono un po' diverse, ma il contenuto musicale, l'espressione di quello che sta per dire è molto vicino all'ultimo Brahms, e potrebbe quasi essere. Ma poi abbiamo... già, secondo me, un accenno espressionista, questo, che è un po' come una voce interna, una cosa dall'inconscio che viene. Poi questo che lui è una delle prime volte che si fa, questo effetto di tenere note senza suonarle che crea un eco dopo, quindi crea una sonorità che dovrebbe evocare forse anche qui una voce interna, qualcosa di misterioso, di soffocato. Se, per esempio, se suono senza...
invece. Sentite la differenza che c'era. Questa ossessione per gli intervalli diventa sempre più forte durante il pezzo. Io suonerò tre battute prima che cominci l'esempio. Fai il numero di sì. Ora sono lì. Praticamente tutto le due voci, però se per è tutto irregolare. E anche questa irregolarità della linea musicale, cioè quella di mettere i frammenti o di cambiare ottava, è un modo di distorsione, esattamente che dovrebbe riflettere di distorsione che troviamo nelle pitture, per esempio di Kokoschka, che sono ritratti di persone, sono tutte queste distorsioni anche strane. Che andiamo al secondo tempo, che molto, secondo me questo è quello più bello. Cos'è questa? Perché lo fa? Questo è alla volta ipnotico, crea questa continuità, però è misterioso, però anche crea confusione, crea un senso di disorientamento, perché non capiamo più esattamente dov'è il battere. E poi quando arriva con la melodia, è fuori tutte le non si capisce, proprio non si capisce, anzi posso dire per la memoria è molto difficile sempre, perché non bisogna ricordare dove sono i battere, dove sono, dove 1 2 3 4. Questa invece, questo alla volta per disorientare e a creare questa stasis ipnotico, secondo me è molto molto vicino a Mahler, che troveremo anche in Scriabin, ma con le note identiche, autoregistrazione, ma qualcuno riconosce questo? Cos'è? Grazie, da Stil von der Erde, il canto della terra, lo stesso anno di questo. Esattamente la stessa idea. Schoenberg, il pezzo è stato solo suonato dopo la morte di Mahler. Chissà se Schoenberg aveva visto la partitura. Ma tutto questo tempo è basato su questa idea di questo. Anche il Mahler è irregolare, non si capisce bene come si allinea col battere. Particolare, non si può dimostrare, ma è sempre interessante. Andiamo avanti. Sì. Ricomincia. E poi abbiamo un secondo tema. Thank you.
il secondo tema, questo tiro. Le note sono diverse, ma il gesto musicale, l'espressività musicale è molto romantica, è male per me. Tutta questa lussureggiante frase che va sempre avanti con grandi gesti molto mariani. È un misto strano, perché armonicamente ovviamente siamo in un altro mondo. Dunque, poi torniamo al terzo, numero 3. Il numero 3, cito il mio professore di composizione, il compositore americano Roger Sessions, compositore anche molto noto, che lui è nato nel 96, quindi non so esattamente quando ha sentito per la prima volta questi pezzi, ma sono usciti nel 10, li avrà sentiti probabilmente nel 12. E Mr. Sessions riteneva sempre che nella storia della musica, cioè nella storia da sempre, in tutta la storia della musica, senza eccezione, il singolo pezzo che suonava più moderno a chi lo ascoltava fu numero 3 di opera 11. Cioè, non Le Sacre du Printemps, non, perché in tutti quegli altri c'erano chiari riferimenti su cui l'ascoltatore poteva prendere rifugio. Anche nello stesso Schoenberg, come per esempio numero 2, queste melodie, forse uno si dice tutte le note sono sbagliate, però il senso della melodia c'è, il senso della frase, della gestualità. Ma qui invece, perché questo numero 3, a parte la violenza dell'espressione, sì, le risonanze continue, ma è la discontinuità completa. Non si ripete mai, è completamente discontinua, va da più forte al più piano, a più veloci, a più lento, a più violente, a più interno, a tutto, senza assolutamente il minimo tentativo di riconciliazione degli elementi. E in un certo senso, opera 11 numero 3 è il pezzo più radicale della storia della musica. Suono all'inizio. Non è tanto nella violenza del gesto, cioè da Prokofiev avevamo gesti anche violenti, insomma, e troveremo in Piero Lunaire gesti forse più violenti ancora. Piero Lunaire però ha un'unità che viene dalla poesia, qui invece è la mancanza di unità, la mancanza, proprio la discontinuità completa, che una radicalità che Schoenberg poi non potrebbe mantenere e difatti non lo mantiene. Scusate, andiamo poi invece ora all'opera 19. Opera 19 solo un anno dopo, mentre questo è del 10, opera 19 è del 12, Piero Lunaire è del 13. E quindi proprio l'anno della guerra c'è Erwartung, che purtroppo non potevamo fare qui perché ci vuole un grandissimo orchestra con cantante. Ma, facciamo sentire un pochettino il 19. Thank you.
questo è il più lungo dei sei pezzi, abbiamo la stessa discontinuità che avevamo nel numero 3 di Opera 11, ma è tutto molto più facile e più digeribile, diciamo, perché sono appunto questi pezzi così brevi. E la soluzione per questo desiderio di spezzare tutto, di rappresentare ogni singolo, dal sospiro al singhiozzo alla risata, sconnesso dalla ragione, questo desiderio di espressionismo assoluto, sembra ridurre la musica a pezzi brevissimi. E infatti sappiamo che Schoenberg in questo, proprio in questo momento aveva un allievo che sarà per tutta la storia umana il maestro assoluto del pezzo breve, che è Anton von Webern, che in questa epoca fa difatti pezzi di questo genere. Probabilmente in un certo senso si può dire che Schoenberg è stato anche molto impressionato e influenzato dall'allievo. Webern anche andrà in altre direzioni, pur mantenendo l'idea dei pezzi brevi. Ma qui veramente c'è da dire che riduce il romanzo al sospiro. Note anche che praticamente ogni singola frase, e questo sarà così in tutti i tempi, ha un'indicazione. Cioè, zar, etwas zögernd, esitando un poco, flüchtig, volato, poi espressivo, leicht, leggero, perché ogni frase dovrebbe contenere tutta l'ampiezza e la profondità dell'emozione pura, delle emozioni, delle sensazioni, dell'istinto puro. Andiamo al prossimo. Questo qua mi piace abbastanza. Via, ho suonato più della metà già. Questa mi fa pensare di notte, quando stai cercando di trovare il sonno e c'è la lavandia che gocciola e che ti dà fastidio, che questa ossessione. Questo è proprio esattamente quello che secondo me è un'espressione. Tutto sommato l'espressionismo dovrebbe evocare, riflettere, manifestare anche gli stati d'anima. Quello, e difatti il sonno interessava in modo particolare, anche a Proust, per esempio, così, anche a Thomas Mann, ma Proust in particolare, il sonno è uno dei temi più importanti in tutto Proust, ma anche nell'espressionismo generale, perché il sonno, il regno dei sogni, ma anche questa idea che noi, che sembrerebbe che noi fossimo del tutto governati dalla regione, dai sensi empirici, eccetera, però per 8 ore al giorno siamo in un altro regno del tutto, e questo affascina. Poi andiamo all'ultimo, che è numero 6. Questo pezzo ha un titolo particolare, anche se non c'è scritto nella musica: sono le campane dei funerali di Mahler. Come sapete, Mahler, che viveva e lavorava ormai negli Stati Uniti, ebbe un attacco terribile di questa malattia, di questa infezione della valvola del cuore, tornò in fretta e furia a Vienna per morire a 50 anni nel maggio dell'11. E questo pezzo, difatti Schoenberg ha dipinto, un bellissimo dipinto, i funerali di Mahler, e poi ha scritto questo pezzo, che sono le campane dei funerali di Mahler, però sono campane espressioniste. Thank you.
E a parte che trovo un pezzo molto, molto suggestivo, molto bello, c'è un'analisi molto interessante che si fa di questo pezzo che dimostra che ogni singola nota, dall'inizio ad... Qualcuno mi conosce? La nona di Mahler, l'inizio della nona di Mahler, e che all'ultima nota che della sinfonia, che ogni nota è presa direttamente, cioè è come una versione del primo tempo della nona di Mahler che dura 33 minuti, che un pezzo di una espressività violentissima, è pieno, dice anche almeno Abenberg, che tutta la presenza della morte, la battaglia con la morte. Che forse Schoenberg aveva visto il manoscritto, perché non era stata creata ancora la sinfonia, e forse è un'allusione. Sarebbe un caso straordinario che veramente ogni singola nota si può trovare esattamente da dove lo prende dalla partitura della nona sinfonia, e poi che chiama il pezzo le campane di funerale di Mahler, sarebbe. Però è un po' come una scheletra assoluta, cioè un omaggio fantastico ma anche spettrale. Ok, siccome non possiamo sapere, questo lo metto semplicemente come una teoria. Ok, andiamo ora invece a Scriabin. La sonata numero 9 dimostra in modo meraviglioso tutte le caratteristiche stilistiche verso le quali Mahler, Scriabin si sta dirigendo. Però sotto un riguardo non è un pezzo tipico dell'ultimo Scriabin, non è neanche tipico delle sonate di quella precedente né quella l'ultima, la decima, perché ha o avrebbe un contenuto narrativo. Sai, una sonata che si chiamava e probabilmente chiamava lo stesso Scriabin, non si sa per esattezza, ma già all'epoca si chiamava La Messa Nera, e sarebbe il narrativo che descrive, evoca una messa nera e che ha una linea narrativa non proprio che segue la forma sonata, questo no, ma che si segue come un narrativo che si legge, cioè che ha un sembra abbastanza ragionevole, sì, credo che è molto più facile sentire, ascoltare, seguire che non la maggior parte dell'ultimo Scriabin, anche se il linguaggio armonico, lui è già questo suo mondo armonico, balonico di ossessioni particolari. Lui poi ha un vocabolario francese meraviglioso sulla musica. Già in questa prima pagina vediamo légendaire, mystérieusement murmuré, insomma, poi dopo vedremo anche cose più belle. Languido, sembra, non so, è una musica molto, molto particolare, insomma, molto, secondo me anche molto, molto suggestivo. Andiamo avanti. Un particolare stilistico di Scriabin è la presenza massiccia di trilli, anche in questa sonata, ma in tanti altri pezzi. Forse perché il trillo, essendo spasmodico proprio in se stesso, che senza ordine, senza rigore, senza limite, è un'espressione ideale per un certo tremare dell'anima, non lo so, cioè, perché anche in questa sonata e in tante altre cose i trilli ce ne sono tanti. Dovrò cominciare un po' prima per arrivare, come faccio? Perché comincerò, dirò quando sono arrivato. Sono lì. E qui sarebbe il secondo tema.
quasi una melodia regolare. Anche se bisogna dire che in questo pezzo, essendo così drammatico e con un senso di narrativo così forte, che l'ascoltatore capisce o sente le melodie meno come temi di una sonata che come motivi di un'opera wagneriana, cioè che è come se avessero un significato nella storia, per così dire, come idee o temi, forse anche oggetti nella messa nera, non lo so. E in questo preferisco non andare in dettaglio. Non so esattamente cosa sia una messa nera, ma insomma, sì, andiamo prossimo. Sì, questa è una pagina meravigliosa, anche per le indicazioni in francese. Come può resistere un pianista a un pezzo dove, a parte sombre mystérieux, abbiamo perfide? Come si fa a suonare un passaggio in modo perfido? O poi, avec une douceur de plus en plus caressante et empoisonnée, con una dolcezza sempre più carezzevole, come si dice, e velenosa, empoisonnée, che bello, eh? Ecco. Questo perfido. Velenoso. Così via. Poi crea, c'è una grande crescita di tensione, di intensità. Qui siamo alla fine. Io trovo imbarazzante la fine, non imbarazzante come trovo la fine di Don Carlo di Verdi, perché mi trovo poco convincente, o come qualche volta imbarazzante un finale troppo enfatico, quando sentiamo 150 volte il tonico. Ma questo è imbarazzante perché è quasi lurido, insomma, che è questa conclusione della messa con queste frasi spasmodiche, è quasi imbarazzante. Dovrò cominciare anche qui un pochettino prima. No, comincio già, ma non faccio l'effetto. No. Siamo di nuovo all'inizio. È strano quanto nella musica i grandi climax possono avere effetti diversi. C'è chi ci dà un senso di soddisfazione, di amplezza, di quasi di sazietà. C'è come il preludio del Tristan, che è sempre il senso del desiderio che rinnova, ma qui è da per me un senso di un po' le mani sporche, non lo so, di qualcosa di un po' ma forse è esattamente quello che desiderava. Andiamo avanti a Verlaine è solo un anno dopo, da 14 siamo proprio. Verlaine probabilmente è o uno schizzo o una parte di questo Mysterium che avrebbe scritto, che invece è morto. Qui ha abbandonato le melodie, ha abbandonato un senso narrativo. L'unico senso narrativo è che va verso la fiamma, va verso che c'è un senso di crescendo continuo, ma è completamente un'ossessione. Il pezzo intero è un'ossessione. Thank you.
fa. Qui abbiamo un, andiamo al prossimo, continua, e avremo, se vi ricordatevi di Schoenberg, questo, questo elemento ipnotico, però anche con un senso di disorientamento, perché non si capisce bene. Qui Schiave fa la stessa cosa, però è molto aggravato, perché a parte c'è questo, nella seconda riga, quarta, quinta battuta e poi avanti per pagine, abbiamo anche nel basso questo un po' 5 contro 6 o 5 contro 9, 5 contro 3, cioè un ritmo talmente complicato che diventa quasi incomprensibile. Non sono neanche sicuro che Scriabin volesse necessariamente che si suonava e si suonasse in modo esatto, preciso, però è tutto per creare un senso di smarrimento, di disorientamento, di dove siamo. Comincio già all'inizio della pagina. Diventa più complicato ancora. Poca, poi passiamo alla fine. Alla fine, scusate, è arrivato un punto di estatico, ma anche stasis, che non è una musica che va avanti a un certo punto. Comincio seconda battuta. Si va verso le astre, verso non so dove, ma questa. Dunque, ora passiamo alla sonata numero 2 di Charles Ives, che si chiama come sottotitolo Concord, Massachusetts, 1840-1860. È uno dei pezzi più importanti e più grandi per pianoforte scritto nell'ultimo secolo, anzi, sai, una sonata di 45 minuti. Il modello, in un certo senso, di Ives è stato Hammerklavier di Beethoven, la 106 di Beethoven, sia per la difficoltà del pezzo, ma anche per la grandezza in tutti i sensi del pezzo. Il pezzo, cioè il titolo, Concord, Massachusetts, Ives si ispira da quattro grandi scrittori americani che hanno vissuto e lavorato a Concord, Massachusetts, in questi vent'anni. Tre dei quattro sono chiaramente tra il gruppo americano che si chiamavano i trascendentalisti, che a partire di Emerson in particolare avevano proposto una filosofia, quasi una fede religiosa, che chiamavano il trascendentalismo, che non è facile mettere in poche parole, poi non è neanche il mio compito e non è forse neanche il compito di Ives. Ives scrive decina di pagine sui trascendentalisti, sul rapporto con loro.
ma non in modo molto coerente e non in modo di farci capire esattamente quali devono essere i paralleli tra musica e filosofia. Solo per esempio per far capire che Emerson, che è il grande filosofo del gruppo, che uno che non cerca, Emerson cerca la verità e la bellezza attraverso la verità, ma non cerca l'ordine e non cerca la chiarezza. Emerson è uno che cambia il discorso, si contraddice, poi si contraddice ancora, poi nel mezzo di un discorso gli viene un'altra idea e va in un'altra direzione. Questo sì, Ives cerca di, perché nel primo tempo Emerson è straordinariamente complicato e straordinariamente denso, e anche Emerson è denso, io non ci capisco niente, non perché come Hegel ha questo linguaggio filosofico così complicato, ma proprio, perché si contraddice, non cerca la chiarezza, non interessa la chiarezza. Ives, difatti, dà un parallele molto strano per noi, però se uno capisce un po' i gusti dell'epoca e quello che si diceva, perché lui dice, Ives dice che Emerson come Brahms, Brahms non ha una chiarezza musicale, la profondità di Brahms sta non nella chiarezza, ma proprio nella orchestrazione turgida, dice lui. Noi oggi forse non troviamo che l'orchestrazione di Brahms sia turgida, ma in quell'epoca sì, perché non era brillante, era densa, cupa, scura, cioè la grandezza delle idee di Emerson non solo non sono tradite dalla sua mancanza di chiarezza, ma anzi sono legati con la mancanza di chiarezza, non sono idee che si possono trasmettere con ordine, con regole, con... Allora, perché Ives sceglie poi Emerson, poi Hawthorne, che non è neanche trascendentalista, che ha vissuto a Concord, sì, ma in un certo senso non ci sta questa compagnia. Gli Alcott, Louise May Alcott, è quella che noi conosciamo, chi qui non ha letto Piccole Donne? C'è qualcuno qui che non ha letto Piccole Donne? Io ho letto Piccole Donne. Da noi tutte le ragazze le leggevano, i ragazzi anche leggevano però in nascosto, cosa dire. E poi Thoreau che l'ultimo tempo. Oggigiorno forse Thoreau è quello che si legge di più. Se, da noi almeno c'è Walden's Path, il laghetto di Walden. Ma perché lui fa questo? Cioè, e lui è un trascendentalista? No. Lui ci crede? No. Li ammira, qualche volta credo che anche che li ama. Non interessa a che punto, già per la sua epoca, 60 anni dopo, non hanno più un ruolo determinante nella vita americana, non sono, semmai, forse la scelta di questi, di trascendentalisti, che sono molto anti-materialisti, questo è uno dei loro aspetti più importanti. Innanzitutto, l'aspetto più importante dei trascendentalisti, se dovessi ridurre in poche parole, sarebbe che la trasformazione della società, questo viene anche forse tutto sommato da Voltaire, la trasformazione della società, dell'umanità, viene dalla singola persona, dalla famiglia, nella bella vita, nelle buone azioni, nella gentilezza, nella tenerezza, nella serietà, nelle intenzioni buone, nelle piccole azioni. Lui continua a ribadire l'idea che una casucola modesta, con famiglia gentile e buona, piena di amore e di affetto, è molto più bella che non le più belle cattedrali, palazzi d'Europa. Questa è un'idea molto fondamentale, cioè che il tramonto sopra questo laghetto di Thoreau, che è un laghetto qualsiasi nella foresta di Massachusetts, è più bello che non il Grand Canyon, che non so, perché è più bello perché è talmente umano, talmente contiene l'umanità nella sua semplicità e nel suo desiderio di andare oltre. Un elemento che c'è in tutti i quattro templi, meno un po' dal secondo, per anche per motivi simbolici, è la quinta di Beethoven. Il motivo dell'inizio della quinta di Beethoven che Ives utilizza come una chiave di questa idea del desiderio di trascendere, di andare oltre. Cioè, Beethoven che bussa alla porta del destino, per lui è un po' l'umanità che bussa alla porta del destino per andare oltre. Ma per Ives è innanzitutto un modo di definirsi, non perché lui si identifica in modo particolare necessariamente con loro,
ma essendo americani, poi dà una struttura, un quadro nel quale lui può manifestare e esprimere quello che è, come dicevo, la grande questione per Harris: chi è il compositore americano, chi è l'artista americano, cosa fa il compositore americano. Ok, andiamo, vediamo un po' il reale. E questo, come ho detto, è molto denso e comincia in modo anche molto denso, se dovrei mettere gli occhiali. Già una pagina molto molto tipica di Emerson e della sonata Concord. Avete sentito le varie allusioni alla quinta di Beethoven, cioè quello molto forte, però ci sono anche prima. Se volete facciamo... al basso. Non può parlare di battute perché non ce ne sono. Sì, ogni tanto ci sono battute, ma normalmente la struttura, posso parlare solo di righe. Forse capite quando ho detto che ha smantellato la struttura armonica, però non eliminando il senso della tonalità, è semplicemente c'è tanto materiale, uno mucchiato sull'altro, che non capiamo più, non sentiamo più. Forse in una seconda frase sentiamo benissimo, ma è tutto come una cosa guardata in quattro direzioni allo stesso tempo. In un certo senso è un po' un cubismo musicale, se vogliamo, perché come i cubisti nella pittura cercavano di vedere un oggetto in cinque direzioni allo stesso tempo, lui cerca di sentire un frammento musicale in cinque modi allo stesso tempo. C'è questa ammucchiare elementi uno sull'altro allo stesso tempo, che è veramente molto caratteristica di Eisen, una chiave di Eisen. Andiamo avanti. Anche qui vediamo come introduce anche quasi in modo del tutto naturale, non so, danze anche. In questo primo tempo ci sono pochissime allusioni a musica popolare. A parte la quinta, qualcosa ci sarà, ma io non io vagamente riconosco qualcosa senza sapere cosa sia, francamente. Sì. Qui per esempio vedete che lui ha le battute, come dicevo, non che abbandona completamente le battute, cioè la musica metrica, ma lo mette per fare una contrapposizione contro il resto che normalmente non è metrico, quindi qui che abbiamo un senso molto forte di danza. Andiamo avanti. Ah, qui abbiamo un passaggio, lui anche, perché Emerson ha scritto prosa e anche poesie. E per far un po' vedere la contrapposizione tra i passaggi, è come se lui qui volesse leggere un poema, ma si interrompe continuamente. Dopo
prenderà molto entusiasmo su questo testo. Un altro passaggio un po' più avanti, quando lui dice che la parte inferiore è prose, la parte superiore è una canzone, cioè un poema. Straordinario come questi momenti di lucidità, di vera bellezza melodica escono fuori di questa consistenza così densa, esattamente come nella filosofia, immagino per lui, di Emerson, ogni tanto vengono fuori da tutta questa densità di parole, di idee, confusione, vengono lumi particolarmente ispiranti. Andiamo avanti, dove siamo? 19. La pagina 19, scusate, numero 20. Anzi, questa è la fine del primo tempo. Qui è una cosa molto tipica di Ives. Dice che c'è una parte per viola. Casomai ci fosse viola disponibile, c'è una parte anche per lui. Non ci sarà purtroppo una viola. Dopo delle varie esplosioni notevoli, Emerson finisce... non dire esattamente calmo, ma calmato. La seconda riga dopo la fermata, cioè l'ultima, che sarebbe l'ultima battuta. Questo ritmo che sembra da lontano, ma sempre ossessionato dal motivo della Quinta Sinfonia. Allora, passiamo a Hawthorne. Hawthorne è uno dei grandi scherzi della storia della musica. Questo, il secondo tempo è certamente uno scherzo proprio pieno di scherzi, di umorismo straordinario, e che è molto strano, anche abbastanza buffo, perché Hawthorne, non so se qualcuno di voi avete letto qualcosa di Hawthorne, non so se si legge qua. Sì. Come si chiama in italiano? La lettera scarlata, che parla dell'adulterio, che non è stato stupro, che poi lei tace per non mettere in vergogna il pastore. C'è un'altra, la casa dei sette... Sì, Baini, ecco, a Baini. Anche un'altra. Ma si può dire tutto di Hawthorne, ma non che le sue opere siano buffe o comiche. Sono, perché Hawthorne è uno per cui il fardello del puritanesimo è forte, il peccato è sempre molto presente. E mentre i trascendentalisti sono liberi del peccato, cioè loro dicono no, il peccato fa parte del passato, che noi viviamo la vita buona, senza, non ci lasciamo pensare alle cose scure, solo eliminando le idee scure che si può andare verso la luce. Quindi Hawthorne in un certo senso è in cattiva compagnia, però Hawthorne ha anche dei conti strani, pieno di cose strane, come dice qui Ives stesso, che parla che parla di una ferrovia celeste o del giardino di Fibi, di qualcosa che forse non è mai successo, dello spettro di un uomo che forse non è mai vissuto, o forse di qualcosa che non succederà mai, o forse qualcosa che non è mai successo comunque, e quindi tutto questo un po' del forse. Comunque sia, è un tempo pieno, molto brillante, una delle cose pianistiche, più una delle grandi sfide per il pianista.
Ho visto che non ho preso l'inizio. Sì, per fare. In questo è l'unico tempo di questa sonata dove ritroviamo Ives un po' jazzistico, dove un po' la musica popolare di jazz fa una sua. Comincio la terza riga. Non ho la prossima pagina, vero? No, ok, ma dà un po' questo senso che ha qualcosa di ragtime, non tanto di ragtime, ma del pianista del bar che è un po' ubriaco, che sta suonando come un pazzo. Difatti ci sono tanti passaggi qui che sono un po' proprio da pazzi. Qui abbiamo, che mi hanno spostato, l'utile e importante, per suonare questo pezzo ci vuole questo, che avevo qualche dubbio sull'aereo, ma non mi hanno fatto niente, che è un pezzo di legno particolare, di misura, e per suonare questo passaggio comincerò due battute prima. Purtroppo i pianoforti che non sono regolati bene non funziona, perché dovrebbe essere tutto uguale, invece qui per esempio non, allora sentivo non sempre, ma non dovrebbe essere proprio uguale. Chissà perché lo fa, io non lo so. È suggestivo, a me piace, ecco. In due o tre punti forse l'ombra del peccato, cioè il peso del peccato, si fa sentire. Questo dopo un passaggio, uno dei pochi passaggi in questo tempo dove si sente anche chiaramente la quinta di Beethoven, ma ora impazzita proprio al massimo, comincerò, non capirete comunque niente. Comincerò un po' prima. Interruzioni di grande violenza con questi echi di musica di organo, musica di chiesa protestante, o almeno sembra, sarà una citazione, io non so di che cosa, ma però dopo ci saranno delle citazioni che so di che cosa. Qui invece abbiamo un passaggio veramente, questo è anche molto buffo, nel mezzo di un passaggio molto complicato e molto difficile. Forse mi risparmio e comincio. No, faccio da capo pagina. Non so se ce la faccio. Come se, non so, Jean-Philippe Sousa si fosse trovato in qualche parte, che
interviene e se ne va, non lo troviamo più, quello è finito. E questo ingresso, che è molto buffo, proprio come arriva e poi non c'è più. Devo dire, molto divertente il personale, anche perché è facile per il momento. Questo è un passaggio che doveva fare un certo effetto all'epoca. Va avanti, a un certo punto il pianista si impassisce. Forse comincio leggermente prima, ma non capirete comunque niente. Veramente straordinario. Questo passaggio con il giro a capopagina mi fa pensare a certi passaggi in Mahler, questo è molto vicino per me a Mahler, quando le marce diventano sinistre. Mahler, la sesta sinfonia, sono questi passaggi di marce che emergono da silenzio, che sono veramente le marce militari, ma tremende, terribili, della morte, dell'ultimo giudizio, proprio la sesta sinfonia. E questo come emerge così mi dà un po' questa impressione, però poco a poco prende sempre più, e questa è una marcia molto famosa che persino io conosco, che Hail Columbia, Jewel of the Ocean. Non saprei come tradurre, forse meglio. È una canzone, una marcia patriottica, che non viene citata milioni di volte, anche se non è mai molto chiara. È più chiara per noi che non lo conosciamo, che magari per voi che non lo conoscete, ma è sempre un po'. Ma domina il resto del tempo. Il prossimo passaggio è 27 qua. Sì, qui si sente un po' di più, ma questo è anche un passaggio che per me potrebbe essere quasi citato dalla sesta sinfonia di Mahler, solo ovviamente con armonie diverse. Comincio la seconda riga. No, meglio, scusa. Un grande climax, non so se lo... Oh, ce l'hai, ok, scusate. E questa è ancora la marcia. Si sente veramente la frammentazione, abbiamo la quinta, ma però completamente in distorsione. Diventa molto difficile. Il resto di questo tempo è veramente difficile. E non lo suono ora. Ok, passiamo. No, no, ho messo la fine. Oh. Come dovevo suonarlo non lo so. Dove comincio? Interessante. È più facile metterlo che non suonarlo. Ok, comincio le tre ultime righe. Ancora.
ancora questa, quella della, dell'organo che abbiamo sentito prima, quell'interruzione, e prima è completamente impazzita. Che è assolutamente impazzita tutta quest'ultima parte. Ok, andiamo al terzo tempo, che sarebbe il tempo lento, abbastanza breve, di Alcatz. Alcatz, il padre di Maria, di Louisa Mary Alcott, quello che scrisse Piccole Donne, era un po' questo filosofo, che poi c'è l'immagine di Beth, quello che poi muore nel libro, che suona pianoforte e che cerca di suonare la quinta sinfonia, ma non conosce solo l'inizio, allora comincia e poi suona sempre qualche inno protestante o qualche bel corale, insomma, e c'è un'atmosfera molto particolarmente dolce e forse anche al tempo stesso ironico. 53, numero 30. Questo è il corale. Passo un po' un certo climax, qui suono dove c'è scritto slower and quietly, la penultima riga, l'ultima battuta. Una canzone scozzese, perché gli Alcatz sono scozzesi, ma questo anche in atmosfera mi fa molto pensare qualcuno può riconoscere molto, molto simile, stessa tonalità, stesso colore, stesso senso di nostalgia ironica, direi. Sì. La sesta, l'adagio della sesta, giusto, grazie Corrada. Ma sai proprio tutto. Animale. Ok, passiamo all'ultimo tempo, abbiamo quasi finito. Thoreau, questo forse è più bello. Thoreau è quello che va alla natura. Thoreau è un pochettino quello che traduce in un certo modo, trasforma Rousseau in termini americani della vita rustica americana. Rousseau nel senso che il vero bene sta nella natura, nell'unione dell'uomo con la natura. E Thoreau, il ritorno alla vita semplice, il ritorno alle cose, è tutto. Thoreau è forse il più puro dei trascendentalisti, mentre Emerson è quello più combattuto. Quello ogni qualche canzone. E tutta questa atmosfera sbiadita, un po' nebbiosa, un po'. Sì. Anche qui, secondo me, c'è quasi un'allusione concreta al laghetto di Thoreau, questo Walden Pond. Come si traduce Walden Pond esattamente? Pond è un laghetto, un piccolo lago. Seconda riga, l'ultima battuta.
questo è pieno di questi echi, di questo eco come un riflesso sull'acqua. Invece la maggior parte di questo tempo ha un altro tema. Il tema sarà qualcosa di chiesa, ma non, forse ci dà il nome, io non lo conosco. Lo conosco, ma non so cosa sia. Ma questo è un fenomeno che voi forse non conoscete, ma spesso in America, in modo particolare nella Nuova Inghilterra, cioè nella parte Massachusetts, Connecticut, Vermont, le chiese, le campane delle chiese sono intonate e che fanno melodie. E che melodie ovviamente molto suggestive, però sempre leggermente false, perché ovviamente queste grandi campane non sono mai intonate bene o contengono molte note più di quanto non dovrebbero avere per esprimere una melodia in modo pulito, diciamo. E quindi, però, è una suggestione straordinaria di ascoltare queste campane, forse più di una, che suonano allo stesso tempo melodie diverse, da lontano, attraverso la foschia o nella tarda di notte o notte gelata, cioè c'è una grande, grande suggestione, che questo l'ho provato anch'io. C'è anche un grande fotografo americano, o Winston Link, che ha fatto anche delle registrazioni di suono, proprio dell'effetto di treni di vapore di una volta negli anni 50, che passano di notte con questo fischio che avevano i treni di vapore e con le campane che suonano da lontano. È molto molto suggestivo. Infatti c'è al Museo di Arte Moderna a New York, a MoMA, c'è tutta una mostra su quello. Allora, sia a capo pagina. È molto suggestivo, forse più per me che ho anche provato, ho anche vissuto un po' questa cosa. E poi andiamo ora, alla fine, qui mi spiace davvero, perché mentre la viola nel primo tempo è una cosa un po', quasi uno scherzo direi, cioè una cosa, una civetteria dalla parte di Ives, qui invece ci sarebbe un solo per flauto, che purtroppo, a meno che qualcuno qui non offra di suonare il flauto per me domani sera, c'è un flautista nel pubblico, come si diceva una volta, c'è un medico nel pubblico. E difatti lui fa in modo che il pianista può suonare anche la parte da flauto. Lì è suggestivo perché Thoreau stesso suonava il flauto, e sarebbe il flauto che suona sul lago di Walden. E il flauto suona una melodia che abbiamo sentito durante tutta la sonata, che deve essere una canzone religiosa. Sarà capo pagina, ma dovete seguire l'ultimo sistema, cioè il sistema in basso, perché quello di sopra sarebbe pianoforte con flauto. Campane. E così via, che va verso una conclusione molto tranquilla, molto misteriosa, molto pianissimo, dopo una sonata che non ha mancato nei suoi momenti rumorosi, bisogna dire. Chi di voi ha già sentito la Concorde? Emanuele Acciulli l'ha suonato qui a Cortina 6 o 7 anni fa. Io ho suonato solo il primo tempo, non so se qualcuno di voi si ricorda. Sì. Nell'anno quando feci le vie del Novecento. Sì. Ma è molto diverso sentire la sonata intera. Ma io spero che, io per me, uno dei grandi capolavori. Poi, una piccola ultima cosa che vorrei dire
è che un aspetto particolare di tutto il programma, anche dell'altra sera e anche di domani, è che questa è tutta è musica che non poteva essere scritta in un altro momento storico. È tutta musica non solo scritta tra il 1910 e il 1914, ma solo quegli anni avrebbero potuto produrre questa musica. E questo in un certo senso si potrebbe sempre comunque dire, ma francamente non è sempre così chiaramente il caso. Insomma, una sinfonia di Brahms degli anni 1970 forse non hanno tanto proprio il collegamento col momento storico preciso. Ma questo momento sì, questo arrivare verso la crisi, questo spingere all'estremo le cose che vanno dove non possono più andare avanti, è molto molto caratteristico di questa fine di periodo e questo orlo dell'abisso. Grazie. La novità viene perché l'essere umano è fatto così, che il cambio fa parte del carattere della società, di tutte le società. Ma questo desiderio di stare nuovo, questo desiderio di in qualche modo o un altro di rompere con passato e creare qualcosa di nuovo, è molto particolare. Perché negli anni 20 ci sarà, ma è completamente diverso, perché lì, dopo aver vissuto quello che è stato l'abisso della prima guerra, c'è anche un senso di distacco, di desiderio di ordine, di non spaventarci più. E credo che nessuno di queste composizioni, che ho suonato l'altro ieri e che suonerò domani, si poteva scrivere dopo la guerra, non sono opere o durante la guerra neanche. Sì? Ancora? Allora io volevo fare una domanda un po' fuori dal programma di stasera. Lei la Trotta ha caratterizzato un po' il Novecento musicale attraverso Schoenberg e Stravinsky, no? Il Sacro di Umbertò e il Violino. Sì. Volevo sapere da lei, ha parlato anche appunto dell'eredità di Wagner, volevo sapere dove, come considera lei, dove colloca Strauss, un altro dei compositori che scrivono sia prima sia dopo, sia la prima sia la seconda guerra. Schoenberg e Stravinsky invece lo considera un epigono di Wagner, quindi un così. Ma secondo me, sotto alcuni riguardi, Strauss riflette molto bene certe delle considerazioni che abbiamo fatto in queste conversazioni. Innanzitutto quello di arrivare verso rivoluzioni audaci e poi di ritirarsi forse inaudito di quello che ha provato o quelle che sarebbero state le conseguenze. Invece il problema di Strauss nel contesto di conversazione è che non corrisponde esattamente alla cronologia della prima guerra, perché Strauss ovviamente in periodo di grande sperimentazione capita un po' prima con Salome e poi con Elettra, e Elettra che sarebbe per Strauss un po' l'orlo dell'abisso, se vogliamo, e se perché se Strauss avesse continuato sulla strada di Elettra chissà esattamente dove sarebbe andato, perché avrebbe portato l'opera regnale verso, forse già verso Berg, insomma in altre edizioni, ma certamente come linguaggio armonico. Invece si tira indietro, scrive a Rosen Cavaliere e va in altre direzioni. È vero poi che Strauss anche ha reagito alla seconda guerra, in modo molto personale, però è molto diverso.
Strauss non poteva comunque avere le qui perché Strauss ha scritto una scrittura pianoforte. Io, la mia opinione di Strauss è strana, devo dire personalmente. Scusate, da un punto di vista sono d'accordo con il... Ma neanche guardi che Schoenberg o Stravinsky lo tratta male, ma Schoenberg lo tratta quasi tutti male, non sono io. Non so, la fine della vita e comincia a trattare molto bene Weber e anche indirettamente Schoenberg. E quando parlerò di Leon Brunet vedremo che Stravinsky anche è molto coinvolto. Ma di Strauss praticamente non ha niente di buono da dire. Ma Schoenberg sì, invece. Non considero che Strauss sia un incidente della storia, un reazionario che ha vissuto troppo a lungo, insomma, cosa che si potrebbe dire. Non vorrei che cominciasse a urlare o alla vendetta o a buttare pietre contro me, per esempio di Vanuatu, no? Qualcuno potrebbe dire che è uno che non doveva vivere in un'altra epoca. Di Strauss questo non è vero, assolutamente. Ma io trovo, Strauss per me personalmente, questa è un'opinione di tipo personale, è il compositore che mi piace di meno, che ciò nonostante ha scritto delle composizioni che io amo disperatamente. Io amo, e amo anche nel modo suo Rosenkamp, che ho visto tipo 60 volte. Io amo Don Juan, per esempio, ma la stragrande maggioranza di Strauss non mi piace affatto affatto. C'è qualcosa che non mi va, è un trovo artificioso, c'è un aspetto, ma questo è del tutto personale. Mi piace la sonata di Violino Pianoforte, per esempio, con giovanile. Ma a te piace Strauss? Questo l'ho capito dalla domanda. No, però la domanda è giusta, cioè, perché Strauss mi prende. Quello che diceva lei, cioè, quello che diceva lei, quando Strauss scrive le opere che ho lasciato prima, però lei, può essere anche interpretato in senso negativo, come ha fatto Mann, cioè semplicemente obbedisce ad una moda e scrive anche lui delle cose che vanno un po' al di là dello stile tradizionale. Sì. Obbedisce a un falso. Sì, sì, sì. Sì. Esattamente, sì, sì, giusto. Una domanda un po' provocatoria. Ma le tue domande sono sempre comunque provocatorie. No, questa è proprio molto, sarà okay. Molto provocatoria. Allora, nell'attuale minimalismo vediamo un rovesciamento totale di quello che sono stati Schoenberg e Webern, cioè questo concentrato dell'espressione, questo portare in ogni microelemento un macrocosmo, quindi un rovesciamento nel senso che proprio invece il macrocosmo sparisce del tutto, non è più... non è sintetizzato il contenuto, proprio così sparisce. E la, forse dopo epoche di saturazione si deve ricominciare da un linguaggio elementare, non so come un pochino è stato con i francobaldi del primo Settecento. Quindi vediamo questo, o vediamo paradossalmente una ripresa sotto il profilo che è importante così dare una specie di emozione immediata, o forse le due cose non sono così contrastanti. No, è interessante quello che dici, non è provocatorio. Il minimalismo comunque secondo me è probabilmente un momento ormai sorpassato, cioè c'è ancora Susan Adams, Lopez, ancora che hanno avuto successo, ma il momento forse più importante come dal movimento creativo è stato gli anni 80-90. Certamente i minimalisti, che io sessualmente detesto, ma questo non c'entra, e perché sono troppo vecchi, è una risposta, una reazione contro non tanto Weber e Schoenberg, ma contro la scuola di Darmstadt, Müller, Stockhausen, cioè una musica, cioè è una musica per loro talmente celebrale che aveva perso un po' l'istinto ritmico, l'istinto, cioè da una musica, loro praticamente sono passati direttamente da una musica che tutto cerebrale, niente emozioni, niente istinti, a un'emozione che è niente cerebrale, niente emozione, è tutto istinto. Perché non, ovviamente l'attrazione della musica minimalista non sta nel contenuto emotivo, perché non c'è, o se c'è a un livello quasi di animale. Posso dire che
almeno nella mia esperienza personale di concerti musica minimalista delle opere, innanzitutto, mi sembravano più che altro occasioni per vecchi hippies di fumare un altro sfinello, insomma, che non molto di più, insomma. Sembra, io non saprei, ma sembra che sia un ottimo basso rilievo accompagnamento dello spinello. C'è ancora? Ma solo nello stesso bando. Basta? Ok, andiamo. Io vado a mangiare. Grazie.